Tre nuove ordinanze sulla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016 e quello del 2017, le ha annunciate il commissario straordinario Giovanni Lennini. Le ordinanze prevedono la riorganizzazione della struttura commissariale, introducendo la separazione tra la gestione e il controllo della ricostruzione, definiscono i contenuti dei programmi straordinari di ricostruzione e disciplinano, ex novo, l'affidamento della progettazione e dei lavori che riguardano le chiese. Tra due giorni ricorrerà il quarto anniversario del primo dei terremoti che sconvolsero il centro Italia e oggi Lennini fa il punto sulla ricostruzione ponendo l'accento anche sulla ripresa economica. Noi usciamo da 6 mesi prima di blocco totale per il Covid e poi di forte rallentamento, o meglio di ripresa lenta, quella che stiamo vivendo questi mesi, emergenza sanitaria che si aggiunge all'emergenza sismica, post-sisma che ha determinato una situazione di gravissima difficoltà per i cittadini e le imprese dei territori delle quattro regioni. Adesso definiamo i contenuti minimi, anzi i contenuti essenziali di questi programmi e soprattutto variamo linee guida molto avanzate, molto innovative, ben strutturate, che costituiscono un atto di cosiddetta soft law, di indicazioni ai comuni e agli uffici speciali, cui attenere per garantire un ordinato svolgimento della ricostruzione e una qualità della ricostruzione. Dobbiamo smetterla di dire che c'è sempre qualcosa che manca. No, ci sono le norme, ci sono le procedure, ci sono le risorse, ne serviranno altre di risorse e io ho già chiesto e chiederò insieme a tutti quanti voi, gli attori della ricostruzione, che una quota del Recovery Fund sia destinato a rendere questi territori più attrattivi, a essere connessi, a realizzare paesi intelligenti, paesi, città sicure e connessi. Se noi in questi territori nel ricostruire garantiremo sicurezza e connessione con infrastrutture materiali, le strade digitali, questi territori nei prossimi anni potranno guardare con maggiore fiducia al futuro.